Occhio che sta arrivando. Ma tanto io non cado. Prima o poi cadi, fidati. Io sto a sinistra e non mi becca. Presidente, mi sa che stavolta dobbiamo andare in tribunale. No, no e no. Che dobbiamo? Io davanti ai giudici non ci vado. E poi il 6 aprile ho sicuramente un legittimo impedimento, no? Ma va là, non mi risulta, presidente. Ma come ma va là? È mercoledì, c'è la Champions, ci sono i quarti. Presidente, mi sa che non ce l'accetteranno mai come legittimo impedimento. Cribbio, hai ragione. Tre giudici donne, quelle lo odiano il calcio. Ma ti rendi conto, far processare me da sole donne? Questo è un contrappasso. È come se facessero giudicare un milanista da tre interisti. Oddio, mi è venuta un'idea. Ho detto di no. Ma la prego, presidente. Non si può fare, i cittadini non capirebbero. Silvio, ti devi convincere che non posso spostare la festa per l'unità d'Italia al 6 aprile. Futuro è libertà, i miei due figli appena nati. Ma dove li devo portare? All'asilo nido? Alla scuola materna? Fanno già la primina? Ma che ne so, meglio se lo chiedo al mio Tom Tom. Sempre sulla destra sfrecciardito, sono proprio il Tom Tom Benito. Ehi, alla la, ehi! Ciao Gianbrango, comandi vocali, segnalami la meta con precisione. Devo portare i bambini in un luogo sicuro per farli crescere politicamente forti e sani. Allora svolta a destra. Dove ti trovi ora? Sulla corsia di sinistra. Banda verso destra. Ma mi faranno la multa. Molte multe, molto onore. Oddio, ma c'è Bocchino sulle strisce. Ecco, hai visto? Sto Bocchino ti fa andare sempre fuori strada. Ciao Vladimir. Sto fuori e c'è Silvio. Senti, ma tu il 6 aprile non vorresti venire in visita ufficiale qui da me in Italia? In Italia? Tovarigio Silvio, facciamo festino? No, no, una cosa ufficiale. Visita all'altare della patria, un saluto al presidente. Se vuoi ti organizzo anche un'udienza col Santo Padre, il 6 aprile. Faccio partire la macchina organizzativa? Niente Silvio, niente, non posso, il 6 aprile non posso. Ghedini! Se non mi organizzi un legittimo impedimento, ti ammazzo con le mie mani e informati se il tuo funerale può essere considerato un legittimo impedimento. Via, via, via. Via, 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 via. Adesso io sto zitto, resisto. So tre settimane che non parlo. Ma se è vero come è vero che mo quello... E ci siamo capiti. Me devono chiamare. Me lo devono fare processare a me! Me lo so preparato io! Sono 20 anni che aspetto! Diciamo che ho le palle piene! Devo sfogare! C'ho pure il martelletto nuovo! La toga nuova! Pronto! Sì, lo sapevo che eravate voi! Stavo aspettando! Ci sono il 6 aprile! Sono libero! Sono pronto! Scilipoti! Maledetta! Ti ho riconosciuto! Mi hai fatto lo scherzo! Ti posso pigliare un colpo a te e tre quarti da palazzina tu se me lasci venire a parlare. Tanto me lo sento che Ida mi chiama. Mo mi chiama, mo mi chiama. Mi chiama. Mi chiama, mi chiama. È il momento di un'altra rockstar mondiale che infiammerà questo palco con il suo carisma. Un rocker scatenato capace di incendiare le folle delle feste dell'unità di mezza provincia di Piacenza. Emiliano, come me, di anonimo e autore sconosciuto, con l'italiano canta Pierluigi Bersani. Vai che ce la fai! Vabbè, vai! Lasciatemi spiegare perché son capolista e in un altro mondo sarei anche comunista.
Buongiorno Italia, sono il tuo domani. Mi chiamo Piero Luigi Bersani. Non sono un mostro d'acutezza, ma di certo sono meglio di questa mondezza. E i miei compagni sono solo amici. È un po' più al centro si sta più felici. Che la virtù poi sta nel mezzo, per cacciare Silvio questo è il nostro caro prezzo. E quando penso a Di Pietro e Casini, Corosi, Pindi insieme a Franceschini, mi dico oddio, qui il comunista sono io. Lasciatemi giurare, se arriverò lontano, davanti a me Togliatti sembrerà democristiano. Lasciatemi provare, non vince chi non osa, e se non sarò rosso, vabbè darò su rosa. Che c'è, Silvio? Santo padre, vorrei organizzare un grande evento in vostro onore per mostrare l'affetto che l'Italia tutta prova per voi. Oh, caro Silvio, e quanto vuoi organizzare? Il 6 aprile! Silvio, non posso. Purtroppo quel giorno devo parlare col giardiniere per la cura dei giardini vaticani. Ci spiace. Santa Madonna, tanto mo chiama. Basta, non resisto, la chiamo io. Pronto, Hilda? Me lo deve far processare a me, hai capito? Siamo d'accordo, sì? Come no? Come te lo processi tu da solo? E allora sai che ti dico? Comma 24 del 12 bis, secondo capoverso del DDL dell'8 luglio del 96. Come che cos'è? È un rodimento di culo, ecco che cos'è! Silvia! Voglio Marlacco, Silvio! Non è arrivato! Prova il 7 aprile! Comunque qua sta tutto apparecchiato! Oh!